Io ho puntato, come avete sentito, sulla vecchia guardia, cercando di pungolarla, perché chi può tirarti fuori da una situazione? Proprio quei giocatori che potevano darti qualcosa in più. E sotto questo profilo sono, non dico totalmente soddisfatto di tutti, però credete a me, dentro lo spogliatoio i ragazzi mi hanno... L'ho rivisti sorridere, l'ho rivisti sorridere. Pensate che mi hanno chiesto il doppio allenamento. Devo dire che io ho parlato in questi 4 giorni e ho cercato di entrare nella testa di ognuno. Su qualcuno ci può riuscire, su qualcuno non è detto, però già visto una reazione del genere in un secondo tempo così, che poi ripeto, anche il primo non è che si è giocato, non è che ci hanno fatto male. Però davano loro l'impressione di essere più pericolosi di noi, no? Questa era la realtà. Allora, al secondo tempo ho cercato di cambiare modo di giocare, facendo entrare subito, come avevo detto, io non posso aspettare più nessuno, ragazzi. Mi dispiace, non è che sto a Natale che dici allora quello non lo sostituisco perché magari dopo mi cala di forma, questi soliti discorsi. Oggi come oggi, io se potevo dopo mezz'ora, ho pensato anche addirittura pure prima, ma. Niente, io non aspetto più nessuno perché non si può più aspettare nessuno, nessuno ci aspetta più. Quindi devo dire che globalmente sono assolutamente soddisfatto perché poi capisco anche nei giocatori andare in svantaggio, c'era il rischio di crollare, invece l'ha recuperata, l'ha rischiata di vincere in un momento non sereno con la cosa. Io credete, a me la più grande soddisfazione è aver visto a fine partita i ragazzi con un sorriso e che hanno detto o forse ce la possiamo giocare. E questa è la grande cosa di oggi, ve lo dico, non è tanto il punto, quello che mi ha fatto piacere. Mi aggrappo allo scatto che ha fatto Farias, che probabilmente era 2 mesi che non lo faceva, mi aggrappo a Ciano che è entrato come doveva entrare perché ci ho parlato per 3 giorni, sapevo che era la prima alternativa, mi aggrappo a Capitano Schiattarella e a Campora che hanno giocato. Che non si sono allenati mai durante la settimana, hanno giocato facendo grande sacrificio. Mi aggrappo a Glick, che anche oggi è stato un giocatore che ha portato su. A chi si deve aggrappare, ragazzi, un allenatore nei momenti così drammatici? E il ragazzino è forte, il ragazzino è forte. E infatti avete visto, ha giocato tutta la partita perché il ragazzino mi segue e mi dà tutto quello che gli chiedo. Oggi bisogna avere la gente che è disponibile e non era così sicuro che fossero disponibili con me, perché dopo il terzo allenatore può darsi che ti guarda e dice: hai dato un altro matto. Cioè, capisce che volete dire? Non è facile, no?